Sono felice di essere qui ad Ariano Irpino a sostenere colui che sarà il futuro sindaco di questa bellissima città e l'augurio che l'ex ministro alle pari opportunità, Mara Carfagna, attualmente portavoce del gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, ha rivolto al candidato sindaco azzurro Mimmo Gambacorta. Ma io sono convinta che Mimmo Gambacorta vincerà bene, e non importa vincere al primo o al secondo turno, importa avere a guida di una città così importante e così ricca di opportunità come Ariano Irpino, un uomo capace, competente, che ha talento e fiuto politico, che conosce le problematiche della sua città, che ha già fatto tanto bene, che è sostenuto dal suo partito. La mia presenza qui oggi vuol dire anche questo, perché so che sono tante le problematiche che la comunità di Ariano Irpino si trova ad affrontare, e so che c'è bisogno anche del sostegno del partito, di un sostegno partitico e politico istituzionale a livello regionale e a livello nazionale. Noi siamo qui per questo, per sostenere la sfida di Mimmo Gambacorta, perché siamo convinti che Mimmo sia l'uomo giusto per Ariano Irpino. Non crede ai sondaggi colei che più volte è stata individuata come erede di Silvio Berlusconi alla guida del partito. Forza Italia è viva e vegeta, dice la Carfagna, e non si esime dal rispondere alle domande su Angelino Alfano e il nuovo centrodestra. Ma bisogna capire intanto quali sondaggi si guardano, e poi scusate, ma il saluto abbiamo in diretta perché non c'è stato modo di farlo prima, e poi, come dire, se i sondaggi sono per esempio gli stessi di un anno fa, che ci davano l'11% e che poi ci hanno visto invece risalire di 10 punti percentuali in pochissimo più di un mese, vanno bene anche questi sondaggi. Noi sappiamo di essere in rimonta. Mi dispiace molto per Angelino, con cui ho condiviso un percorso politico fatto di tante battaglie, alcune delle quali anche importanti, quando avevamo la responsabilità di governare questo paese. Credo stia scadendo in una polemica politica di bassissimo livello. Immagino che siano in difficoltà, e la scelta che hanno fatto è una scelta che viene giudicata malissimo dall'elettorato di centrodestra. Credo che loro lo sappiano, e per questo tentano di recuperare punti alzando il tono dello scontro e il livello della polemica, ma questo non fa onore né ad Angelino Alfano né al suo partito. Intanto, proprio ad Ariano, in campagna elettorale per le europee, un altro azzurro, Clemente Mastella, propone di sollecitare il governatore Caldoro per dare più rappresentanza alle aree interne con un assessorato dedicato. Mastella ha parlato di assessorato alle aree interne in Regione Campania, che cosa ne pensi? E queste sono prerogative che spettano al presidente della Regione Stefano Caldoro, che in 4 anni ha fatto un lavoro straordinario, perché ha ereditato non una regione ma le macerie di una regione, e in 4 anni ha saputo rimettere in moto la crescita, lo sviluppo, la speranza di questa regione. Ha azzerato il deficit sanitario, che ammontava quasi a un miliardo di euro, e ha varato anche misure importanti come per esempio il dimezzamento delle indennità dei consiglieri comunali, dei consiglieri regionali, oppure la riduzione drastica delle auto blu, ma soprattutto, come dicevo prima, ha rimesso in moto crescita, sviluppo e soprattutto speranza. Quindi lasciamo che sia lui a decidere di cosa c'è bisogno e cosa è più giusto e utile fare per la Regione Campania, e quindi anche per le aree interne.